Buonasera a tutti, io ho preparato le slides da mostrarvi il brano, però non le ho preparate qua, quindi dovrò leggere e voi dovete fidarvi che sto leggendo la Bibbia. Quest'oggi studieremo insieme il capitolo 9 di Giovanni, giusto per ricordarvi un pochino il contesto, è appena passata la festa dei tabernacoli. Se vi ricordate, in quel contesto, in quella festa, durante quella festa, Gesù si rivela come la luce del mondo, tra le altre cose. Dice di essere l'acqua viva che soddisfa una volta per sempre, ma anche la luce del mondo. E questo capitolo riprende in parte quel tema, perché al versetto 5 Gesù ripete, dopo quella festa, tra una festa e la festa della dedicazione, che lui è la luce del mondo. E nel capitolo 9 Gesù porta luce dove ci sono tenebre. C'è un uomo che è nato cieco, che non ha mai visto la luce. Gesù incontra quest'uomo e quest'uomo vede la luce, perché Gesù è la luce del mondo. Purtroppo tanti altri, nello stesso capitolo, nonostante la luce di Cristo, rigettano quella luce e preferiscono rimanere nelle tenebre. Questo capitolo non è solamente collegato al precedente, ma è anche un ponte che collega al capitolo 10. Nel capitolo 10, lo vedremo la settimana prossima se Dio vuole, Gesù si presenta come il buon pastore, colui che si prende cura delle sue pecore, colui che Dio ha mandato per curare il suo popolo. Il paragone, il contrasto in questo capitolo è che coloro che sono i pastori del popolo di Dio, coloro che sono chiamati da Dio a curarsi del popolo di Dio, anziché servire il popolo di Dio, anziché essere una benedizione per il popolo di Dio, sono un problema, sono un freno. Anziché servire, dominano, anziché aiutare, scoraggiano. E questo vedremo nel capitolo 10, come è diverso Gesù da questi pastori, che sono falsi pastori. Leggiamo insieme questo capitolo. Passando, vide un uomo, Gesù, che era cieco fin dalla nascita. I suoi discepoli lo interrogarono dicendo: «Maestro, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco?» Gesù rispose: «Né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è così affinché le opere di Dio siano manifestate in lui. Bisogna che io compia le opere di colui che mi ha mandato mentre è giorno. La notte viene in cui nessuno può operare. Mentre sono nel mondo, io sono la luce del mondo». Detto questo, sputò in terra, fece del fango con la saliva e ne spalmò gli occhi del cieco. Gli disse: «Va, lavati nella vasca di Siloe», che significa mandato. Egli dunque andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Perciò i vicini e quelli che l'avevano visto primo, perché era un mendicante, dicevano: «Non è questo colui che stava seduto a chiedere l'elemosina?» Alcuni dicevano: «È lui», altri dicevano: «No, ma gli somiglia». Egli diceva: «Sono io». Allora essi gli domandarono: «Com'è che ti sono aperti gli occhi?» Egli rispose: «Quell'uomo che si chiama Gesù fece del fango, me ne spalmò gli occhi e mi disse: "Va a Siloe e lavati". Io quindi sono andato, mi sono lavato e ho recuperato la vista». Ed essi gli dissero: «Dov'è costui?» Egli rispose: «Non so». Condussero dai farisei colui che era stato cieco. Ora era il giorno di sabato che Gesù aveva fatto il fango e gli aveva aperto gli occhi. I farisei dunque gli domandarono di nuovo come egli avesse recuperato la vista. Ed egli disse loro: «Mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo». Perciò alcuni dei farisei dicevano: «Quest'uomo non è da Dio, perché non osserva il sabato». Ma altri dicevano: «Come può un peccatore fare tali miracoli?» E vi era disaccordo tra di loro. Essi dunque dissero di nuovo al cieco: «Tu che lo dici di lui, poiché ti ha aperto gli occhi?» Egli rispose: «È un profeta». I giudei però non credettero che lui fosse stato cieco e avesse recuperato la vista, finché non ebbero chiamato i genitori di colui che aveva recuperato la vista.
li ebbero interrogati così: «È questo vostro figlio che dite essere nato cieco? Come dunque che ora ci vede?» I suoi genitori risposero: «Sappiamo che questo è il nostro figlio e che è nato cieco, ma come ora ci veda non sappiamo, né sappiamo che egli abbia aperto gli occhi. Domandatelo a lui, egli adulto parlerà di sé». Questo dissero i suoi genitori perché avevano paura dei giudei. Infatti i giudei avevano già stabilito che se uno riconoscesse Gesù come Cristo fosse espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero: «Egli adulto, domandatelo a lui». Essi dunque chiamarono per la seconda volta l'uomo che era stato cieco e gli dissero: «Da gloria a Dio, noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore». Egli rispose: «Se egli sia un peccatore non lo so, una cosa so, che ero cieco e ora ci vedo». Essi allora gli dissero: «Che cosa ti ha fatto? Come ti aprì gli occhi?» Egli rispose loro: «Ve l'ho già detto e voi non avete ascoltato, perché volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare suoi discepoli anche voi?» Essi lo insultarono e dissero: «Sei tu discepolo di costui? Noi siamo discepoli di Mosè. Noi sappiamo che a Mosè Dio ha parlato, ma in quanto a costui non sappiamo di dove sia». L'uomo rispose loro: «Questo poi è strano, che voi non sappiate di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Si sa che Dio non esaudisce i peccatori, ma se uno è pio e fa la volontà di Dio, egli lo esaudisce. Da che mondo è mondo non si è mai udito che uno abbia aperto gli occhi a uno nato cieco. Se quest'uomo non fosse da Dio, non potrebbe far nulla». Essi gli risposero: «Tu sei tutto quanto nato nel peccato, insegna a noi». E lo cacciarono fuori. Gesù udì che lo avevano cacciato fuori e, trovatolo, gli disse: «Credi nel figlio dell'uomo?» Gesù rispose: «Chi è Signore perché io creda in lui?» Gesù gli rispose: «Tu l'hai già visto, è colui che parla con te, è lui». Egli disse: «Signore, io credo», e l'adorò. Gesù disse: «Io sono venuto in questo mondo per fare un giudizio, affinché quelli che non vedono vedano, e quelli che vedono diventino ciechi». Alcuni farisei che erano con lui udirono queste cose e gli dissero: «Siamo ciechi anche noi?» Gesù rispose loro: «Se foste ciechi, non avreste alcun peccato. Ma siccome dite noi vediamo, il vostro peccato rimane». Vorrei studiare questo capitolo guardando ai personaggi che fanno parte, che sono coinvolti. E ne abbiamo quattro gruppi. Abbiamo l'uomo che è nato cieco, abbiamo i discepoli di Gesù, abbiamo i farisei, i leader religiosi, e abbiamo Gesù. E vediamo cosa impariamo da queste persone. Iniziamo con l'uomo nato cieco. La prima cosa che impariamo di quest'uomo è che ha bisogno della grazia di Dio. Quest'uomo non ha mai visto la luce. Quest'uomo è dovuto dipendere tutta la sua vita dall'aiuto di qualcuno, dei suoi genitori prima e poi della bontà di persone che gli davano qualcosa. Era un mendicante, non poteva lavorare, non poteva provvedere a se stesso, non c'erano gli aiuti che abbiamo oggi anche per i non vedenti, quindi era una vita di miseria, non solo economica, ma una vita difficile, una vita complicata, una vita dura. Quest'uomo non può fare niente per se stesso. Quest'uomo è in una condizione difficile, a dir poco. Ha bisogno che qualcuno faccia qualcosa per lui. Ha bisogno che qualcuno intervenga nella sua vita e faccia qualcosa di straordinario. Non bastano le carità, le offerte che le persone hanno fatto. Per cambiare la vita di quest'uomo serve che Dio stesso intervenga, che Dio abbia misericordia di lui e che Dio gli faccia grazia. È anche l'oggetto della grazia divina. Gesù nota quest'uomo, Gesù vede quest'uomo e Gesù fa qualcosa per quest'uomo. Gesù guarisce quest'uomo. Un uomo che non ha mai visto la luce vede la luce. Lui è passivo, lui è colui che riceve. Avete notato che non è lui che chiede a Gesù qualcosa.
C'è un famoso brano nel Vangelo di Marco dove un uomo sordo, un uomo cieco, scusate, lo stesso, gli dicono che c'è Gesù che passa e lui grida e chiede a Gesù di guarirlo. Abbiamo il caso di un lebbroso che vede Gesù e chiede a Gesù di essere guarito. Quest'uomo non chiede niente. È Gesù che va verso quest'uomo ed è Gesù che gli fa grazia. Non sappiamo se questo fosse un uomo bravo o cattivo. Sappiamo che questo aveva bisogno che Dio intervenisse. E Dio, che è un Dio di grazia, interviene nella vita di quest'uomo e lo salva, e lo guarisce, e gli dà la vista, e gli trasforma la vita, lo libera una volta per sempre dalle tenebre e gli dà una vita normale. È l'oggetto della grazia divina. Dopo aver ottenuto grazia, quest'uomo diventa un testimone della grazia di Dio. Quando ritorna dalla piscina, che vede, le persone dicono: ma questo è il cieco, il mendicante. Ah, gli dico: no, non può essere lui. Non è mai successo che un uomo nato cieco recuperi la vista. Deve essere qualcuno che gli rassomiglia, ma non può essere lui, è impossibile. E lui dice al versetto 9: sono io. Io sono colui che era nato cieco. Adesso ci vedo. Gli chiedono: com'è possibile? Come hai recuperato la vista? E lui gli dice che un uomo chiamato Gesù gli ha dato la vista, lo ha guarito. Vedete? Non appena il Signore interviene nella sua vita, lui diventa un testimone. Non appena lui sperimenta la grazia di Dio, diventa un testimone. Non solo davanti alle persone del popolo, ma anche davanti alle persone che sono i leader religiosi, che lo possono perseguitare, che infatti lo insultano dopo. Gli chiedono: chi è questo? Come è successo? E lui gli dice quello che Gesù ha fatto per lui. Non è questa la testimonianza? Non è questa cosa l'evangelizzazione dovrebbe essere? Lui dice: e lui ha fatto l'impasto con la saliva e il fango, l'ha messo nei miei occhi, mi ha mandato in quella piscina e sono guarito. E gli dicono: ma cosa pensi di quest'uomo? Non lo so, so solo che ero cieco, oggi ci vedo. Non sono un tale come voi, voi dovreste sapere chi è quest'uomo. Io non so da dove quest'uomo viene. Quello che so è che prima di incontrare quest'uomo ero cieco, dopo che l'ho incontrato ci vedo benissimo. 10 decimi per ogni occhio, sono guarito. E lui sta dalla parte di Gesù. I suoi genitori hanno paura. Chiedete a lui, è grande, è vaccinato, chiedete a lui cosa è successo. Noi sappiamo solo che era cieco e che adesso ci vede. E lui non ha paura. Lui diventa un testimone della grazia di Dio. Inoltre, lui cresce nella grazia di Dio. Al versetto 7 è un uomo. Gesù è un uomo. Un uomo chiamato Gesù. Più avanti, al versetto 17, gli dice: chi è? Un profeta. Vedete, non è più un uomo qualunque, chiamato Gesù, un nome comune ai tempi. Quest'uomo che mi ha guarito, secondo me, per quello che posso capire, è un profeta, qualcuno che è mandato da Dio, qualcuno che ha l'autorità di Dio. Più avanti, al versetto 33, quest'uomo dice: quest'uomo è da Dio, e quello che fa, lo fa da parte di Dio. I farisei dubitavano, lui no. Quest'uomo è da Dio. Vedete come la sua conoscenza di Gesù cresce, come la sua testimonianza diventa sempre più chiara, sempre più precisa. E infine, al versetto 38, Signore, io credo, e lo adorò. Lo adorò. Un giudeo che adora qualcuno ha capito che qualcuno è più di un uomo, è Dio stesso. Vedete come in poco tempo la fede di quest'uomo cresca. Come nel momento che la grazia di Dio entra nella sua vita,
La sua vita, la sua persona è trasformata, non solamente perché ha recuperato la vista, ma perché è una persona nuova, diversa. E quando la grazia di Dio ci tocca, ci cambia. Spesso discutiamo giustificazione, santificazione. Se noi siamo giustificati, se siamo salvati per fede, se i nostri peccati sono perdonati, in quel momento inizia un processo di santificazione. E dice l'autore agli ebrei che se non c'è santificazione, non c'è salvezza. E vediamo in quest'uomo che Dio, nel momento che lo salva fisicamente, inizia anche un lavoro spirituale in quest'uomo. Gesù non si limita a perdonare quest'uomo. Gesù inizia un lavoro di santificazione, di trasformazione. Quest'uomo cresce nella grazia e nella conoscenza di Cristo Gesù. Non è questa la preghiera di Pietro nella sua lettera? Quando conclude la sua lettera? La sua preghiera per i suoi lettori è proprio questa: crescete nella grazia e nella conoscenza di Cristo Gesù. E quest'uomo vediamo che cresce nella sua grazia. Inoltre riceve la grazia divina. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che quest'uomo, quando Gesù torna da lui e gli dice: io sono il figlio dell'uomo, tu credi in me? Quest'uomo dice: io credo. Io credo che tu sei il figlio dell'uomo. Quel titolo non sta dicendo che io sono figlio di uomini. Spesso si pensa è figlio di Dio la divinità di Gesù, è figlio dell'uomo la sua umanità. Alle volte è così, ma non sempre. Il figlio dell'uomo si trova in Daniele ed è colui che è mandato da Dio, simile a Dio, che porterà e stabilirà il regno di Dio sulla terra. I profeti dicono il giorno del Signore, il giorno in cui Gesù torna, è il giorno di Dio in cui Dio, Yahweh, scenderà e distruggerà i suoi nemici e stabilirà il suo popolo. Daniele ci dice: quest'uomo, questo Dio, è il figlio dell'uomo. E Gesù dice: io sono il figlio dell'uomo, ci credi? E lui dice sì. Quindi quest'uomo riceve non semplicemente la grazia di Dio, il favore di Dio, ma colui che gli ha fatto grazia. E tutti quanti vogliono la grazia di Dio. Nessuno vuole essere perduto. Non ho veramente conosciuto nessuno che nella sua mente, sano di mente, che dica: io non voglio il perdono, non voglio la grazia, non voglio la vita eterna. Il problema è che non vogliono Gesù. Quest'uomo è pronto a ricevere non solamente il favore di Dio, ma il figlio di Dio. È pronto a ricevere, a mettere la sua fede in quest'uomo Gesù, il figlio dell'uomo mandato da Dio che mi hai salvato. E questo è vero dei credenti. Noi avevamo bisogno della grazia di Dio, non fisicamente magari, non economicamente, però spiritualmente eravamo perduti nei nostri peccati, eravamo spiritualmente ciechi, incapaci di vedere e discernere la luce di Dio. Gesù ci ha fatto grazia, ha cambiato le nostre vite, ha iniziato un processo che ci porterà a essere sempre più simili a Lui e ci ha donato la fede e ci ha reso capaci di credere in Lui e di riceverlo. L'uomo nato cieco. Il secondo gruppo di persone sono i discepoli di Gesù. E i discepoli di Gesù sono sempre interessanti nelle loro reazioni, nel loro comportamento. All'inizio del capitolo dice: Gesù vide quest'uomo. E i discepoli chiesero la domanda: è colpa sua o colpa dei genitori? Il peccato produce la morte, produce la miseria, quindi quest'uomo ha peccato o ha peccato i suoi genitori? Per quest'uomo sperimentare questo significa che qualcuno ha toppato, qualcuno ha sbagliato.
Dicendo così, dimostro di non capire la provvidenza di Dio. Loro prendono un principio generale della scrittura, che è vero, che il peccato produce la morte, che il peccato produce miseria, e lo applicano in maniera specifica. Peccato, morte o sofferenza, quest'uomo soffre, quindi è un peccatore. Lo facciamo anche noi. Lo hanno fatto anche gli amici di Giobbe, vi ricordate? Amici, averne amici così, guai. No? Quest'uomo ha perso tutto, figli, soldi, salute, arrivano i suoi amici, è colpa tua, te la sei cercata. No? È la legge, hai sbagliato, hai violato la legge, quindi Dio ti sta punendo. E quindi questi discepoli di Gesù, questi futuri teologi, hanno chiesto a Gesù, è colpa sua quindi, o forse dei genitori, dimostrando che non capiscono che Dio lavora in una maniera che non è sempre come diciamo noi. Anzi, le vie del Signore non sono le nostre vie e i suoi pensieri non sono i nostri pensieri, dice il profeta. Gesù dice qualcosa di ancora più difficile da accettare. Gli dice, quest'uomo è così affinché le opere di Dio siano manifestate in lui. Non è perché lui ha una colpa specifica, è perché Dio ha stabilito questo per la sua vita affinché tramite di lui Dio possa manifestare la sua gloria. I discepoli sono saltati a conclusioni, hanno giudicato l'apparenza. Gesù conosce quello che c'è dietro. E spesso noi, come i discepoli, non comprendiamo perché Dio fa quello che fa. Ci chiama ai vetri, no? Ci arrampichiamo sui vetri, cerchiamo risposte che possano soddisfare la nostra curiosità. Magari anche noi, come loro, abbiamo detto, chissà cosa ha combinato per essere in quella condizione. Sono lui i suoi genitori. Quante volte abbiamo visto qualcuno soffrire, magari un figlio di Dio soffrire, e nel nostro cuore, non l'ho mai detto direttamente, ma nel nostro cuore abbiamo pensato, te lo sei meritato, peggio per te. Dimostrando che non capiamo che la sofferenza non è sempre legata a un peccato specifico, ma che la sofferenza è parte del piano di Dio per il suo popolo. Se quest'uomo non fosse nato cieco, non avrebbe mai sperimentato la guarigione e l'intervento di Gesù. Perché quel modo lì non lo sappiamo, c'è un mistero, però non sta a noi saltare a conclusioni. Dobbiamo fare molta attenzione, come dire, questo è successo perché? Perché non lo sappiamo. Alle volte ci azzecchiamo, molto spesso non ci azzecchiamo. Ma c'è un altro problema, non capiscono la grazia di Dio. Loro giudicano quest'uomo o i suoi genitori. Non c'è compassione nei discepoli. Non c'è grazia. Sono così diversi da Gesù. Gesù vede quest'uomo e ha pietà di quest'uomo. Loro giudicano. Loro accusano. Loro condannano. Questi discepoli hanno tanto da imparare ancora da Gesù. Non hanno ancora afferrato che Dio è un Dio di grazia. Erano nel loro cuore legalisti come i farisei. La loro idea di Dio è che Dio è un giudice pronto a condannare. È il poliziotto con l'autovelo che se ti vuole fare la multa. È il poliziotto che cerca la scusa per punirti. Questo non è Dio. Dio è un giusto giudice, Dio non tolera il peccato, Dio è un Dio santo, ma Dio è un Dio di grazia, è un Dio misericordioso. E purtroppo spesso noi che siamo i suoi discepoli siamo molto diversi da lui. Ci dimentichiamo che Dio è un Dio di grazia, o meglio, quando riguarda noi ce la ricordiamo bene la sua grazia. Quando però Dio fa grazia agli altri non l'accettiamo. Noi ci meritiamo in qualche modo la grazia di Dio, però non tutti, non gli altri. Non hanno capito la grazia di Dio. C'è così tanto di noi, di me, nei discepoli di Gesù. E qui vediamo la grazia di Dio proprio nel fatto che
nonostante queste incomprensioni, nonostante la loro ignoranza, il loro essere ottusi, Gesù ha chiamato loro ad essere i suoi discepoli. Non ha scelto i più intelligenti, non ha scelto i più spirituali, non ha scelto le migliori persone di Giudea e Galilea, ha scelto queste persone rozze che hanno tanti problemi di comprensione di chi è Gesù, di chi è Dio e dei piani di Dio. Eppure hanno il privilegio di essere i discepoli di Gesù. Sono servi di Gesù e Gesù userà loro per stabilire la sua chiesa. Gli stessi che adesso non capiscono la grazia di Dio, che non capiscono i propositi di Dio, in seguito lo capiranno bene. E Pietro, uno dei discepoli, vedete quando predica Pentecoste come ha afferrato bene la provvidenza di Dio, i propositi di Dio, che Dio ha un piano, anche nella morte di Gesù c'è la mano di Dio, c'è il piano di Dio. E nonostante questi uomini hanno ucciso Gesù, Pietro li invita a credere in Gesù, a pentirsi e a essere salvati. E riceve 3.000 di loro nella chiesa in quella giornata. Noi siamo discepoli di Cristo non perché siamo più bravi degli altri, ma per la grazia di Dio. Se noi siamo chiamati a servire, è per la grazia di Dio. Paolo era meravigliato, si sorprendeva che era un pastore, che era un predicatore, non ci poteva credere. Ma io sono un aborto, sono il capo di tutti i peccatori, non ce n'è uno peggio di me. E a me mi è stata questa grazia di predicare Cristo e Lui crocifisso. Ricordiamoci che la stessa grazia che ha trasformato la vita di questo uomo nato cieco è la stessa grazia che ha l'opera nelle nostre vite. Siamo discepoli per grazia, tutto quello che facciamo di buono lo facciamo per la grazia di Dio, così come i discepoli di Gesù. Il terzo gruppo sono i farisei o i leader religiosi. E di loro vediamo che non si sottomettono al Figlio di Dio. Lo rigettano. Non importa quanto siano valide le prove e le evidenze. No, c'è davanti a loro un uomo che tutti sanno era nato cieco. Non uno con le cataratte, un uomo nato cieco. Quest'uomo è davanti a loro e li vede, guarito completamente. Anziché, come quest'uomo, riconoscere che Gesù è da Dio, lo rigettano. Quest'uomo adora Gesù. E questo è in pubblico, non è in privato. Perché i farisei sentono quello che Gesù dice a quest'uomo. Ma non seguono l'esempio di quest'uomo. Anziché adorare Gesù, rigettano Gesù. E pur di rigettare Gesù, rigettano la legge di Dio. Usano la scusa del sabato. I farisei erano ossessionati dal sabato. Era tutto il sabato. E dice, se quest'uomo fosse da Dio, non violerebbe il sabato. Non potrebbe fare una cosa di sabato. Perché ci riposiamo di sabato. Ma io vi sfido. Cercate nell'Antico Testamento un brano dove dice che è vietato guarire di sabato. Non c'è scritto. I farisei insegnavano che se un asino cadeva in un pozzo, potevamo aiutare l'asino dal pozzo. Dobbiamo fare il bene per quell'animale. Non si potevano fare opere di misericordia il sabato. E Gesù cosa ha fatto? Misericordia. Ha salvato un uomo dalla cecità, lo ha liberato da una vita di miseria e di dipendenza. Lo ha salvato. E invece di credere, trovano scuse, si attaccano a versetti che non esistono nella Bibbia. E anziché accettare Cristo, rigettano Cristo e la sua legge. Perché quello che Gesù ha violato è la tradizione degli uomini. Gesù ha violato che le donne non possono mettersi i pantaloni. Questo. Non ha violato la legge di Dio. Ha violato un precetto di uomini. E i discepoli, non i discepoli, ma i farisei preferiscono
la legge degli uomini alla legge di Dio e sottomettono la legge di Dio alla legge degli uomini. E usano questo come scusa per attaccare Gesù. I leader, i farisei, erano coloro che conoscevano la scrittura meglio di tutti. E loro dovevano essere i primi a riconoscere Gesù. Perché quello che Gesù sta facendo corrisponde perfettamente, calza perfettamente con quello che l'Antico Testamento dice riguardo al Messia. Nel dare vista ai ciechi era una profezia di Isaia. Nel predicare il Vangelo ai poveri, che gli zoppi camminassero, erano le promesse di Dio tramite i profeti. Questo era quello che il Messia avrebbe fatto. Gesù viene, fa tutto quello che Isaia aveva predetto e gli altri profeti, e invece di ricevere Gesù per quello che lui è, lo rigettano. E tutti quelli che seguono Gesù vengono perseguitati. È triste che coloro che sono chiamati a servire il popolo di Dio, che sono chiamati a insegnare, a preparare, a discepolare il popolo di Dio, spesso frenano il popolo di Dio dal ricevere la benedizione di Dio. E infine, il più importante, Gesù. Cosa impariamo di Gesù? Impariamo che lui prende nota. Versetto 1, una folla, immaginate, ovunque lui andasse c'era una folla. E Gesù vede un uomo che era cieco fin dalla nascita. Gesù lo vede. Mi chiedo se i discepoli avessero visto quello. O magari i discepoli stanno cercando per il fariseo o il dottore della legge con cui avere un dibattito teologico. O il ricco che li poteva invitare a mangiare. Gesù vede colui che nessuno vede, colui che è marginato, colui che ha bisogno. Gesù prende nota. Più tardi vedremo che Gesù sente che l'hanno cacciato dalla sinagoga e Gesù va da lui. Gesù vede quest'uomo nel bisogno, va da lui e lo guarisce. Gesù sente che quest'uomo è stato accusato e condannato ingiustamente e Gesù va da lui. Non lo lascia a se stesso. Gesù nota, Gesù conosce il problema, le difficoltà di quest'uomo e va da lui. Una delle grandi accuse che vengono mosse contro Dio è che Dio non si interessa dell'uomo, che Dio non vede la sofferenza dell'uomo, che Dio non ha a cuore l'uomo. Non può esserci accusa più grave e più falsa contro Dio. Dio sa ogni cosa e Dio è interessato a ogni cosa. Non è che Dio sa come noi, spesso sappiamo ma non ci interessa. Dio sa e si interessa. Dio ha visto il mondo nel peccato che stava perendo per sempre, ha visto e ha mandato suo figlio. Dio ha sentito le grida del popolo Israele in Egitto ed è intervenuto. Si è rivelata a Mosè e ha liberato Israele dall'Egitto. Io non so in che prove troviate in questo momento, ma Dio lo sa. Dio vede la vostra sofferenza, Dio vede i vostri problemi, Dio li conosce perfettamente, sa la causa e sa la soluzione. E quando voi gridate a Lui, o quando voi vi lamentate con qualcuno, quando voi parlate di questo con qualcuno, Dio sente. Dio sente anche i vostri sospiri. Ci sono giorni che non possiamo pregare. Siamo così affranti, così rotti dalla prova, che non sappiamo cosa dire a Dio. Dio sente quei sospiri. E lo Spirito Santo trasforma quei sospiri in qualcosa di meraviglioso davanti a Lui. Lui conosce le nostre prove. Lui prende nota. No? C'è una bellissima promessa, dice che le lacrime dei figli di Dio sono conservate in una bottiglia. Dice che Dio sa ogni lacrima che abbiamo versato. Gesù istruisce i suoi discepoli. Gli chiedono loro: perché questa situazione? Di chi è la colpa?
E Gesù gli spiega che non c'è nessuna colpa specifica, ma che Dio ha un piano per quest'uomo. Gesù non ci rimanda, basta, non ne posso più di voi. Non li caccia via. Non gli dice brutti ignoranti che non ne capite una, non ne azzeccate una a voi. Di Gesù, da bravo maestro, da bravo insegnante, prende tempo, non solo per quest'uomo, ma anche per i suoi discepoli. E li istruisce, e gli spiega la verità, gli rivela la verità. E Gesù ci sta istruendo oggi. Uno dei suoi uffici, ministeri come Messia, è quello di essere profeta. E Giovanni forse più di tutti parla, presenta Gesù come un profeta, colui che parla da Dio davanti agli uomini. E Gesù sta insegnando, sta predicando i suoi, sta istruendo i suoi. E lui lo fa anche oggi. Come? Non fisicamente come ha fatto con loro, ma tramite la scrittura. Gesù ancora oggi ci istruisce, tramite il suo spirito, che ci sta rivelando cosa? Le cose che riguardano lui, nella parola. Quando leggiamo la parola, è Gesù che ci sta istruendo della verità, ci sta rivelando la verità. Gesù prende l'iniziativa. Gesù non aspetta che quest'uomo chieda aiuto. È Gesù che va a lui. È Gesù che interviene nella vita di quest'uomo. E spesso Dio risponde alle preghiere che non abbiamo mai pregato. Tante volte Dio ha fatto quello che avevo dovuto chiedere. Prima che io chiedessi, lui aveva già risposto. Dio non aspetta che noi facciamo qualcosa per meritarci il suo intervento. Questo non è vero solamente prima della conversione, anche dopo la conversione. Gesù è colui che prende l'iniziativa nella nostra vita, è colui che viene a noi, è colui che ci stimola, che ci incoraggia, che ci sgrida, che ci parla. È lui che prende l'iniziativa. È lui che salva. È Gesù che salva quest'uomo. Non è lo sputo, non è il fango, non è l'acqua di Siloe che salvano quest'uomo. È Gesù. È Gesù che l'ho liberato. E l'uomo lo riconosce. L'uomo non dice, ah, è quella poltiglia, è una medicina, no, è il paracetamolo che mi hanno dato e mi ha aiutato. No. È lui che mi ha salvato. E lui mi ha dato la vita. L'ha fatto tramite questo modo qua, ma è lui che l'ha fatto. È lui che salva. Se noi siamo i suoi discepoli, se noi siamo perdonati, se noi siamo figli di oggi, è perché Gesù ha preso l'iniziativa e ci ha salvato. La riforma protestante ha compreso questo. La Chiesa cattolica insegna che Gesù salva, ma non da solo. La Chiesa partecipa. O io devo partecipare in qualche modo con le buone opere, o con i sacramenti. È Gesù che salva. Quello che ci serve per essere salvati è Gesù e nient'altro. Lui è l'unico mediatore tra Dio e l'uomo. Lui è la via, la verità e la vita. Lui è il mezzo che Dio ha scelto, che Dio ha usato per la nostra salvezza. Senza Cristo non c'è Vangelo. Lui è il Vangelo, lui è la nostra salvezza. E se tu non sei ancora salvato, quello che ti serve questa sera è lui. Non ti serve una chiesa, non ti serve un'esperienza, ti serve Cristo. Vai a lui e chiedi a lui di salvarti. E la stessa grazia che quest'uomo ha sperimentato la sperimenterai anche tu. Altrimenti sperimenterai il suo giudizio. Perché qua vediamo, e lo dice, strano, non ce l'aspettiamo, ma dice Gesù, sono venuto per giudizio. Questa non ci sta bene con la mia teologia. Ma cosa vuol dire giudizio? Giudizio vuol dire divisione. Cosa accadrà a giudizio universale? Da un lato le pecore, da un lato le capre. Da un lato i giusti, da un lato gli ingiusti. Da un lato i suoi amici, dall'altro i suoi nemici. Gesù dice, io sono venuto per dividervi, per dividere quelli che sono miei da quelli che non sono miei, da quelli che vedono e quelli che non vedono, quelli che mi ricevono e quelli che non mi ricevono. Da un lato porto grazia, come nella vita di quest'uomo, dall'altro lato giudizio.
per voi che non credete, per voi che non vi arrendete a me. E il Vangelo fa questo. Da un lato il Vangelo porta salvezza, perché sentiamo il Vangelo e crediamo che Gesù è il Salvatore. Ma quello stesso Vangelo, se noi lo rigettiamo, diventa la nostra condanna. Se noi rigettiamo il Vangelo, siamo più colpevoli. Non dice Gesù, se voi foste ciechi, non sareste colpevoli, ma siccome ci vedete, siete colpevoli. Voi avete visto la grazia di Dio all'opera. Voi avete visto il Figlio di Dio all'opera. Non avete scuse. Siete più colpevoli. E Gesù dice che la sorte di Capernaum è più terribile di Sodoma e Gomorra. Perché? Per il Vangelo. Perché anziché credere nel Vangelo, nonostante il Vangelo, hanno continuato nei loro peccati. Non hanno creduto in Gesù, non hanno ricevuto Gesù. E quindi il Vangelo, anziché portare benedizione, ha portato cosa? Maledizione. Quello che succede quando noi ascoltiamo il Vangelo e non lo crediamo è che ci induriamo, ci abituiamo, non ha più un impatto su di noi. Sentiamo la grazia di Dio, ma non, magari ci toccava all'inizio, ci colpiva all'inizio, poi più la sentiamo più ci stanchiamo, più rimaniamo insensibili al Vangelo. Amici, non so dove siete con Gesù, non so qual è la vostra risposta al Vangelo, però sappiate che il Vangelo è salvezza e vita per quelli che credono, ma è morte per quelli che non credono. Non buttate via la vostra vita con l'incredulità, non vi perdete nel rigettare Gesù, perché Lui vi salva, ma se lo rigettate Lui vi giudica. Preghiamo. Signore Dio, vogliamo ringraziarti per la tua grazia verso di noi, per la tua misericordia, per la tua compassione, per il tuo intervento, per la tua salvezza, e ti preghiamo che ciascuno di noi possa sperimentare questa grazia e possa per la tua grazia credere in Gesù e ricevere Gesù e crescere nella tua grazia e nella tua conoscenza. Ti chiediamo, Spirito Santo, di applicare queste parole alla nostra vita affinché possiamo essere santificati e crescere nella verità. Te lo chiediamo nel nome di Gesù.